Buonasera da Trip TV, il notiziario di oggi che è mercoledì 22 di marzo e vediamo un po' che cosa è successo nella giornata. Ancora gli echi del Consiglio Comunale con il piano triennale delle opere redatte dall'assessore Ceccarelli e che appunto ha buttato giù tutta una serie di cose da fare. Teoricamente ci sono 10 milioni e qualche spicciolo per l'anno 2017, 11,2 per il 2018 e 2019. Però di questi poi ci sono un po' di lavori che sono legati alle entrate, per esempio del porto, per cui poi vedremo cosa mai si farà. Ci sono in progetto due o tre rotonde per ovviare all'aspetto della viabilità. Questo poi vedremo se sarà così o meno. Costano un po' di soldi e vediamo poi gli effetti eventualmente sul traffico, però per esempio per quanto riguarda le strade c'è poco e niente, per cui c'è Bucolandia continua senza problemi, continuerà senza problemi che non ci stanno i soldi e quindi questa è la situazione. Poi c'è il problema sempre di Helios perché oggi è 22, quindi ci avviciniamo al 31 di marzo che è la data conclusiva e quindi i lavoratori si sono svolti i vari incontri tra la SGM Scala Enterprise, l'azienda vincitrice della gara di appalto, e presso la sede della CGIL e poi anche della UIL. Nello specifico il punto della situazione, ma siamo ancora lì fermi, col taglio del 16% delle ore lavorative e della retribuzione. Ora, detto così sembrerebbe poco, ma per chi aveva 20 ore e prendeva 280 euro, ridurre il 16% è un problema, cioè, è sempre un problema. So che io ho 1 milione di euro, è facile rinunciare a 160.000, è difficile se io ho solo 200 euro rinunciare a 20 euro. Quindi, come sempre, la teoria della relatività c'è stata. Molo Vespucci, intanto c'è quindi autorità portuale, il dottor Francesco Maria Di Maio ha guardato un attimino la situazione con la CGIL di quello che c'è da fare, c'è varie crisi aziendali, ovviamente la crisi principe è quella di Privilege che verrà messo all'asta, l'abbiamo già dato ieri nel notiziario, con il terzo ribasso d'asta o addirittura si può anche prendere con 150.000 euro per 3 anni in comodato d'uso e poi dopo riscattarla dopo 3 anni, però diciamo che tutto si può fare, ma nessuno lo vuole fare perché l'azienda non è appetibile e quindi solo i vertici di Banca Etruria ci hanno creduto nel miracolo Privilege, o quantomeno gli ha fatto comodo crederci, perché io presuppongo che quando uno si mette d'accordo e concede facilmente un credito lo fa anche magari in cambio di qualche cosa. Però lì ci sono le indagini che prima o dopo parleranno, però adesso per quanto riguarda la situazione è quella che è, cioè Privilege è ferma, tutto fermo, c'è un bilancio positivo, il 2016 è quello del Roan, della Guardia di Finanza, per tra le varie cose che hanno preso, sequestrato e messo a posto tra droga e valuta, insomma sono 1.126 violazioni riscontrate, 35 persone denunciate a Piedelibero, 20 denunce contro ignoti e 1.500 verbali, poi tributi evasi accertati per 2 miliardi 625 mila euro. Questo è il bilancio per quanto riguarda l'anno 2016 fatto dal comando Roan, che è proprio qui a Civitavecchia. Poi il Consiglio Comunale, abbiamo detto del cantiere, i lavoratori Argo dicono è positivo l'arrivo dei bus a metano, ma magari arrivano questi 12 autobus, visto che quelli che ci sono ormai arrivati. Altra cosa che non funziona, hanno trovato delle irregolarità in un micro birrificio che è entrato nel mirino dell'ufficio delle dogane ed è stato denunciato all'autorità giudiziaria, quindi queste sono la situazione. Poi domani arriverà a Civitavecchia con Forza Italia l'onorevole Nunzia De Girolamo, ex ministro delle politiche agricole e attuale parlamentare di Forza Italia. Questo è un po' in base all'iniziativa del club Forza Silvio Realtà Nuova, mentre è in programma domani la riunione per le società di basket che sono state coinvolte, loro malgrado, dal problema stranieri e dei visti non validi o non controllati. Adesso quindi è una cosa che sono proteste da tutta Italia, ma anche sono tanti gli atleti coinvolti, ricordiamo a Civitavecchia tutte e due
due su tre gli stranieri, però la situazione è questa, tant'è vero che la società domani farà tornare in America i due americani, appunto avendogli fatto già il biglietto, li rimanda a casa perché le speranze che possano poi tornare a giocare sono effettivamente molto poche. Con questo è tutto, appuntamento dopo l'approfondimento sportivo previsto per oggi e con cui ci sentiamo domani, ci vediamo domani. Buonanotte.